d'asta per la Luzzone. Nella giornata dei tanti rinvii salta anche l'atteso derby del Savini fra Notaresco e Vastese per un infortunio al direttore di gara Valerio Bocchini di Roma, che durante il riscaldamento ha accusato un problema muscolare che gli ha impedito di dirigere il match, che è stato rinviato a data da destinarsi in quanto fra le due società non è stato possibile trovare un accordo. Notaresco e Vastese torneranno dunque in campo domenica prossima con il rossoblù di Epifani di scena a Genzano con la Cinzia Albalonga e la squadra di D'Addario all'Aragona nel derby con il Castelnuovo Vomano. Ci dispiace, volevamo giocare anche per il fatto che stiamo vivendo una situazione un po' anomala, abbiamo già rinviato talmente tante partite. Oggi purtroppo, vuoi non vuoi, per un problema l'arbitro dobbiamo rinviare. Abbiamo provato a giocare la partita domani, ma da parte nostra c'è la disponibilità, da parte loro no, quindi vedremo quando si recupererà. L'unico problema è il rammarico che le partite verranno rinviate, ce ne sono tante da recuperare, quindi saranno più i turni per la settimana, diventerà un tour de force troppo grande. Quello più dispiaciuto è l'arbitro, perché è venuto uno spogliato nostro a provare a recuperare, ha avuto un problemino muscolare nel riscaldamento e quindi non era in grado di correre e di guidare una partita. Quindi questo gli è dispiaciuto anche a lui tanto. Noi eravamo pronti come la Vastese, è successo a 10 minuti dall'inizio della partita, quindi è stato un fulmine a ciel sereno che dispiace, ripeto, vivendo la situazione che stiamo vivendo quest'anno, rinviare una partita con l'infortunio di un arbitro dispiace. Forse si dovrebbe fare qualcosa, una mia riflessione, ci vorrebbe un arbitro che magari possa sostituire un altro arbitro, perché se succede questo, oltre ai rinvii per il Covid, succede anche rinvii per infortuni dell'arbitro, dobbiamo cercare di rinviare il meno possibile le partite. Bisogna chiarire una cosa, perché se no la volontà è un conto. La possibilità è un'altra. Bravo. Perché da parte nostra piena volontà, ok? Tanto noi siamo questi, quindi loro sono quelli, loro sono primi in classifica e noi siamo quintultimi, quindi non cambia niente, il valore ora o dopo, loro sono primi in classifica, saranno secondi o saranno primissimi, quindi non cambia niente, il valore è questo. Noi dobbiamo, a livello logistico, quando uno non ha le magliette, non ha le scarpe, non ha i pigiami per pernottare, cioè come fa a rimanere qui o a fare su e giù con Basto? Cioè penso anche che dall'altro lato nella volontà ci deve essere anche la possibilità di fare le cose, solo questo, senza alterarci solo perché l'idea dell'altro lato è diversa da quella che uno vorrebbe fare. È chiaro che ci sono problemi logistici, peccato però non aver giocato questa partita, sì, tra l'altro ci sono tanti recuperi da disputare, ci sono i turni infrasettimanali, il campionato sempre più difficile. È così, noi dobbiamo farlo, quindi lo faremo, l'avremmo voluto affrontare anche noi, perché penso che avremmo potuto fare un buon incontro, ripeto, contro un'ottima squadra, e quindi di conseguenza l'avremmo fatto. Loro volevano giocare per dare continuità alle loro cose, non è stato possibile né per noi né per loro. Certo che ci dispiace non giocare, ma non per qualcosa, è perché per regolarizzare questo campionato, che è già un campionato molto anomalo, ogni domenica sai meglio di me che ci sono due o tre rinvii o due o tre partite che vengono rinviate. Purtroppo ci si è messo anche l'arbitro, che ha avuto questo incidente, ne prendiamo atto e non possiamo giocare. Avevamo chiesto effettivamente alla Vastese, perché ci eravamo informati con la Lega, se volevano giocare o domani o mercoledì. La Lega era a disposizione, però ci vuole l'accordo di tutte e due le società. Fino a questo momento mi sembra che la Vastese non voglia giocare mercoledì, né domani né mercoledì, quindi sarà la Lega poi che fisserà la data del recupero. Presidente, tanti rinvii da disputare, ci sono i turni infrasettimanali in avvicinamento, insomma diventa sempre più problematico andare avanti in questa stagione. Esattamente, ecco perché noi chiedevamo alla Vastese di giocare o domani o mercoledì, appunto per evitare quello che stai dicendo, perché purtroppo questa è una stagione anomala, non ci possiamo nascondere, c'è questo benedetto virus che non sparisce, e quindi è chiaro che ogni domenica in tutti i campionati, in tutti i gironi di Serie D ci sono due o tre partite che vengono rinviate, era proprio quello, volevamo giocare appunto o domani o mercoledì, onde evitare un accumulo durante i mesi di febbraio, marzo o aprile, giocare domenica e mercoledì, insomma. Memoria di quello che è successo oggi, la Lega Nazionale Dilettanti, parlo,
c'è bisogno sicuramente di un quarto uomo che possa eventualmente prendere le decisioni oppure arbitrare nel caso, perché credo che non sia il primo caso, ma quest'anno soprattutto, onde evitare rinvii per cause non Covid, è chiaro che se pensare a questo quarto uomo che potesse sostituire l'arbitro in questi casi sarebbe una cosa giusta, una cosa buona, perché effettivamente potrebbero evitare come oggi il rinvio di questa partita. C'è stato questo infortunio all'arbitro, ora non si sa quando si giocherà, quando si recupererà questa partita. Ci ha comunicato l'arbitro alle 14:25 che aveva questo problema muscolare, di conseguenza si è fatto vedere dal fisioterapista del Notaresco e ha fatto, dopodiché, dopo alcuni minuti, una decina di minuti, massaggi, ha provato in campo, però ci ha chiamato a me l'altro dirigente del Notaresco, comunicando che ha chiamato anche Roma. Roma ha cercato nel centro Italia un arbitro di riserva che avesse il tampone fatto, perché è importante anche questo, perché senza tampone, come sapete benissimo, il protocollo è quello che ha istituito la Lega, e di conseguenza non c'è nessuno disponibile e ci ha chiesto se era possibile fare domani. Il problema per noi adesso era che ripartire con la roba bagnata, se avevamo preso anche la decisione di rimanere qui stanotte, però sai, non abbiamo nessun caso, perché noi siamo partiti stamattina alle 8, perché alla fine ci vuole sempre quelle 2 ore, abbiamo mangiato a Roseto e di conseguenza per noi non è possibile giocare domani. Adesso deciderà. E anche mercoledì. Ma adesso questo il mister non abbiamo preso in considerazione questa ipotesi. Il problema adesso è deciderà lui, e casomai ci sentiremo domani, dopodomani, per l'eventualità. So che mo il calendario è fitto di impegni, però per noi era difficile effettivamente a livello logistico domani, cioè giocare domani, perché saremmo dovuti tornare la notte, ma senza avere maglie bagnate, perché noi ci siamo messi d'accordo con la società per quanto riguarda l'abbigliamento, e questa è un po' la situazione. Cosa è accaduto poco prima dell'inizio del match? Ma io aspettavo i nostri ragazzi, di colpo è arrivato l'arbitro insieme al team manager, accusando un problema al polpaccio. Gli ho fatto una valutazione, un'anamnesi come si fa di solito, e mi sono accorto subito che qualcosa non andava. A mio avviso c'è una distrazione, una lesione muscolare sotto una forte contrattura che ha accusato appena arrivato in campo. E niente, abbiamo deciso di provarci un attimo per il bene di tutti, per il suo, per il nostro, però poi da professionisti, sia io che lui, abbiamo deciso che non si poteva andare avanti e niente, è finita così. Problema dovuto al terreno di gioco o al freddo, se possiamo dirlo? Ma questo non possiamo dirlo, perché ci sono delle cause talmente volatili, diciamo, che è difficile dire se è la temperatura, se è la preparazione atletica, se è un appoggio sbagliato. È successo purtroppo e abbiamo affrontato così la situazione.